Bentornati nella cucina di Sapori e Odori di casa mia. Oggi è Pasqua, innanzitutto tanti auguri a tutti di una felice Pasqua. Oggi prepareremo insieme delle costine di agnello accompagnate con delle patate novelle. Le costine di agnello le faremo alla brace. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci serviranno appunto delle costine di agnello, aglio, rosmarino, salvia, delle patate, olio, pepe e sale. Andiamo insieme alla preparazione. Per prima cosa prendiamo una pirofila e andiamo ad aggiungere un po' d'olio. Abbiamo sbucciato uno spicchio d'aglio e lo andiamo a dividere in due parti e andiamo ad togliere l'anima. Aggiungiamo quindi lo spicchio d'aglio nella pirofila. Aggiungiamo anche sul fondo un po' di sale e una spruzzata di pepe. A questo punto andiamo ad aggiungere le patate che abbiamo sbucciato e abbiamo lasciato intere. Aggiungiamo ancora un po' di sale. Ora andiamo ad aggiungere le foglie del rosmarino, aggiungiamo ancora un filo d'olio sulle patate e iniziamo a preriscaldare il forno a 180 gradi. Inforniamo quindi per circa un'ora, 180 gradi, forno statico. A questo punto andiamo a preparare anche la carne. Andiamo ad ungere con dell'olio la griglia, aiutandoci con della carta assorbente. Posizioniamo quindi le costine d'agnello. Aggiungiamo qualche foglia di salvia e qualche rametto di rosmarino. La nostra brace è ormai pronta, è accesa, quindi andiamo a cuocere le nostre costine. Nel frattempo, a metà cottura delle patate, le andiamo a girare. Dopo circa 10 minuti andiamo a girare le costine. E andiamo ad aggiungere un po' di sale. Sia le nostre patate che le costine sono ormai pronte, andiamo quindi ad impiattare. Ecco qui pronte le nostre costine alla brace accompagnate da patate novelle. Una ricetta pasquale, spero vi sia piaciuta. Lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Seguiteci sui social Facebook, Twitter e Instagram e alla prossima video ricetta da Sapori e Odori di casa mia. Ciao e auguri a tutti di una felice Pasqua!